Sgombra il campo da ogni equivoco e disinformazione il dirigente scolastico Giovanna Palazzolo, che oggi interviene a proposito delle insistenti richieste di chiarimenti da parte dei genitori degli alunni su presunti trasferimenti che non ci saranno, come spiega la stessa dirigente. Allora, corre voce, ed è una voce molto insistente che mi sta dando molto fastidio, che addirittura, da gennaio, quindi da dopo le feste, qualcuno sostiene che la San Francesco, quindi la sede centrale, quella di Piazza Salandra, dovrebbe essere chiusa. E quindi allarmano i genitori che hanno intenzione di iscrivere i bambini proprio in quella zona. La cosa è molto molto grave. Io sono molto arrabbiata e ho intenzione che se qualcuno si fa avanti e mi dice chi sia stato, io lo denunzio sicuramente, perché non si mettono in giro voci false, tendenziose e con eventuali secondi fini. Voglio spiegare una cosa, la San Francesco intanto non chiude, tutto al più fra una ventina d'anni, quando finiranno i lavori del Pirandello, e allora io sarò sicuramente in pensione, forse ci trasferiremo al Pirandello. Ma non mai chiuderemo e nemmeno ci trasferiremo qui alla Giudici dove non c'è posto. Il chiarimento, credo, in merito alla situazione della San Francesco è d'obbligo, considerato che mi è stato chiesto da molti, specialmente da genitori, appunto mi è stato chiesto se la scuola chiudeva, anzi qualcuno mi diceva di avere la certezza che la scuola debba chiudere. In realtà così non è, siamo una scuola in crescita, proprio la San Francesco è da qualche anno istituto comprensivo, quindi vediamo di anno in anno crescere la popolazione degli alunni, specialmente per quello che riguarda la fascia dei piccoli, scuola dell'infanzia e primaria, per cui è chiaro che la San Francesco in crescita non chiude.